Buongiorno, eccoci in diretta sempre da Climaus 2016. In questo intervento che non era stato programmato, è stato inserito poi nel programma, abbiamo l'architetto Luca Aspesi. Sono Giusto, corretto, corretto, corretto. corretto, di Vario House, in rappresentanza appunto di Vario House Italia. E parleremo adesso di una serie di cose che andrò poi come dire, ad anticipare e di cui sicuramente l'architetto Aspesi ci potrà dare indicazioni più precise. Però prima do chiaramente l'indicazione, se siete progettisti, noi ci troviamo appunto a livello appunto dei padiglioni, quindi galleria centrale, livello meno 1, nello stand G22F. Potete trovare chiaramente gli sponsor, e Vario House è uno dei miei sponsor di questo evento, di questa mostra multimediale che abbiamo portato qui al Climaus, nel padiglione C, stand C1804. 1804. Quindi per chi volesse comunque fare un giro, c'è ancora questa giornata, la giornata di domani, per avere magari indicazioni più puntuali e precise su eventuali, come dire, sistemi tecnologici o servizi che comunque vengono garantiti da Vario House, quindi difficili legno. Allora, io passerei a questo punto la parola all'architetto Luca Aspesi, chiedendo chiaramente inizialmente di fare una presentazione della sua figura, del suo percorso professionale, come è arrivato in Vario House e appunto quello che è, diciamo, i settori di cui appunto tu ti occupi all'interno di Vario House. Sì, io sono, come ha detto bene lui, sono l'architetto Luca Aspesi, lavoro con Vario House, collaboro con Vario House da 3 anni circa. Le case in legno sono sempre stata la mia passione, tanto che mi sono avvicinato tramite il corso, il primo corso che è stato fatto della Linus 3 anni fa, e poi ho cominciato a collaborare con Vario House. La cosa da sottolineare è che con Vario House collaborano, oltre che direttamente quelli che lavorano in Vario House, Vario House non ha venditori, ma ha solo tecnici come me. Quindi sul territorio, soprattutto nel nord dell'Italia, per adesso siamo arrivati fino all'Alta Toscana, geograficamente più in basso, abbiamo una serie di collaboratori e sono tutti tecnici. Quindi magari non siamo tanto bravi a vendere, ma siamo più bravi a farle, E diciamo che case, e questo a è progettarle in modo importante. corretto. Questo è importante, perché poi alla fine, chiaramente, oltre a quelli che sono i privati, un importante figura con cui mi interfacciate sono i progettisti, quindi comunque, come dire, è Assolutamente. sempre un confronto tecnico. Noi abbiamo fatto un intervento ieri con Giuseppe Falbo, Sì. che ci ha parlato di un altro intervento che noi adesso stiamo vedendo appunto state vedendo a video, che è un edificio multipiano realizzato a Bulgarograssa. Avevamo parlato poi anche a Como Casa Clima con l'architetto Sì. Laura Galli, tu eri presente, di un intervento a Bellusco, quindi sempre edifici multipiano. Ecco, in quello c'è stata effettivamente in questi ultimi anni un'evoluzione molto importante per quanto riguarda la costruzione di edifici in legno pluripiano, perché fino a un po' di anni fa non si parlava di villette o comunque di edifici a un piano e rimaneva, diciamo, tutto E uno o rimaneva lì. due piani, rimaneva tutto lì. Oggi invece la tecnologia permette di realizzare interventi pluripiano. Ecco, se ci puoi dare magari un'indicazione sul sistema o i sistemi che sono utilizzati da Vario Sì. House. Sì, fino a qualche anno fa, come hai detto bene te, la casa in legno era intesa come edificio monopiano. E in Italia, perché in Austria, nel nord Europa e in tutta Europa, diciamo nella parte centro-nord, edifici in legno vengono fatti da sempre. Più che altro erano fatti in Ixlam. Negli ultimi anni si fanno anche costruzioni a telaio, che sono quelle che facciamo noi. In Austria ne abbiamo fatte tantissime, Sì, in infatti è proprio un Italia po' il paradosso, perché più poi l'Ixlam è paradosso. arrivato dopo, diciamo, la sua applicazione immediata è stato poi andare in altezza, però poi in quello le strutture a telaio hanno recuperato, cioè Hanno nel senso recuperato. diverse adesso sono costruite, come ad esempio questa realizzazione Sì. di cui abbiamo parlato, quattro piani, tre piani, come dire, quattro piani perché poi c'è il Quattro piano piani fuori terra. superiore, fuori terra, in legno, no? Assolutamente, sì, non esistono limiti se non
strutturali oltre quali non possiamo andare per ragioni meramente Statiche, certo. statiche, però abbiamo realizzato appunto questo condominio che vedete di 4 piani fuori terra, possiamo arrivare fino a 5 piani ed anche un poco oltre, completamente con la struttura a telaio, quindi lo stesso sistema costruttivo che si usa per le ville singole o per case molto più piccole. Non c'è assolutamente nessun problema dal punto di vista sismico, dal punto di vista di resistenza al fuoco. Le nostre strutture, le nostre pareti, sono tutte certificate ETA, che è la certificazione europea, che è molto importante perché garantisce che quello che noi vi raccontiamo, che le prestazioni che noi diciamo che certe strutture hanno, sono certificate ed effettivamente le hanno perché sono realizzate completamente in stabilimento, quindi secondo i canoni Scusa, che l'ETA, oh sì, secondo i canoni che l'ETA, dice che queste strutture devono avere, quindi le prestazioni che noi dichiariamo che hanno, alla effettivamente fine sono quelle c'è una che rispondenza. No, ma assolutamente. infatti adesso tu hai accennato, già ieri avevi accennato in maniera però molto molto sintetica, Giuseppe, su quello che è praticamente la certificazione ETA. Noi abbiamo affrontato questa tematica con un'altra azienda che poi è presente all'interno di Ristruttura Roma, che mi ha sponsor la manifestazione, su altre cose, quindi sistemi a cappotto, dell'importanza della certificazione ETA. Quindi sostanzialmente si può dare magari appunto le indicazioni un po' più precise, cioè il sistema ETA è una certificazione che comunque è stata appunto richiesta da Vario House Sì, dalla sede centrale in sì, Austria, sì, sì, sì. e che cosa prevede questo Allora, sistema ETA? Un protocollo o la qualcosa? certificazione ETA, certifica i prodotti assemblati, cioè la parete è fatta da più prodotti che sono tutti per legge, devono essere in Europa perlomeno certificati con il marchio CE, che lo sono tutti, e dal momento in cui però lavorano in modo assemblato, le loro caratteristiche cambiano. Certo. E quindi questi prodotti assemblati, quindi nel nostro caso sono pareti, solai interpiano, pareti interne, copertura, e dovrebbe essere questo e basta, Più o meno. sono certificate da questo ente europeo secondo un protocollo molto rigido, appunto per il quale vengono definite delle caratteristiche che sono molto importanti perché stiamo parlando di case ad alto risparmio energetico, quindi le caratteristiche che noi diciamo, che noi vendiamo, che dichiariamo, sono certificate non solo da noi ma anche dall'ente europeo, e quindi appunto Diventa molto importante. l'acquirente viene garantito che il prodotto per il quale banalmente paga ha le prestazioni Che che sono sono poi state, come dire, necessarie, certificate, necessarie. assolutamente, No, infatti assolutamente. quello diventa secondo me molto importante, e penso che sentiremo sempre più parlare della certificazione ETA, proprio perché effettivamente c'è un grande sforzo da parte delle aziende nel trovare il sistema, il pacchetto, la tecnologia che sia prestante. Successivamente, no, è chiaro che dalla fase di progettazione, la fase di studio, la fase di certificazione, diventa molto importante trovare, come dire, quel protocollo per cui voi fornite il pacchetto, però dite attenzione, deve essere montato, deve essere, come dire, Certo. come dire, realizzato in questo modo, altrimenti, quelle prestazioni che sono state da noi dichiarate o vendute Dichiarate, non possono certo. essere chiaramente essere raggiunte, cioè noi non possiamo garantire un qualcosa che non è montato perché noi diciamo, no? Quindi Assolutamente. quello. Noi questo siamo facilitati dal fatto che noi siamo prefabbricatori, la nostra azienda in Austria produce le strutture che vengono vendute sia in Austria che in Italia, quindi avendo una forte prefabbricazione possiamo garantire che i nostri prodotti siano perfetti in ogni loro parte, seguendo il protocollo ETA, che non è comunque facile Da da soddisfare. raggiungere, Sì, da soddisfare, assolutamente, abbastanza assolutamente. criteri, mi dice, molto Molto restrittivi. restrittivi. Ecco, si parlava proprio di fasi di montaggio, di costruzione. Se ci puoi dare delle indicazioni anche su quelli che sono, no, le squadre
o l'organizzazione che Vario House comunque adotta per la realizzazione degli edifici, Sì, no? come dicevo, i nostri tecnici di zona seguono la fase di progettazione, se non direttamente, comunque in collaborazione col tecnico che il cliente ha scelto. La fase di montaggio è un'altra fase molto importante ed è l'unica fase dove si potrebbero avere degli errori umani, perché assolutamente le pareti, le strutture vengono fatte in stabilimento con macchine A a controllo controllo numerico, numerico, quindi, per cui quindi quella è una fase molto delicata alla quale noi teniamo molto. Infatti, le squadre che mandiamo a montare le case vengono o direttamente dall'Austria o comunque dall'Alto Adige, e sono squadre che collaborano con noi da sempre, quindi non affidiamo il montaggio assolutamente a squadre di terzi che potrebbero vanificare tutto il lavoro che abbiamo fatto. Quindi sono tutti certificati, tutti sanno quello che devono fare e me lo fanno assolutamente al al meglio, meglio. senza nessun errore, non capita mai. Sì, infatti ieri per esempio con Giuseppe avevamo affrontato proprio, avevamo dato un'indicazione, era stata data un'indicazione su la differenza anche tra il grezzo avanzato e il cave in mano, no? Per spiegare anche queste due tipologie, quindi nel caso in cui in una realizzazione, no? Ci può essere anche come dire, un soggetto terzo locale che può, nel caso di un investimento, può realizzare quelle che sono le opere tra virgolette più tradizionali, però tutte le opere in legno, diciamo dell'involucro, non solo, i serramenti, tutto, Serramenti come dire, l'esterno già arriva montato, realizzato in fabbrica, quindi con possibilità di errore praticamente zero, no? praticamente E questa è zero, una sì, cosa molto, assolutamente. molto importante. Bene, io a questo punto direi che siamo un po' in chiusura di questa intervista. Chiuderei con una domanda che secondo me può essere interessante proprio per i progettisti, cioè il servizio di consulenza e supporto che voi date ai progettisti, quindi che sia di consulenza preliminare o successiva, esecutiva, ecco, ci puoi spiegare un po' come funziona questa parte di consulenza, progettisti o privati o investitori? Ecco. Certo, come ho appena detto, Vario House non ha venditori sul territorio, ma si avvale a tecnici, professionisti ed esperti di case in legno. Quindi il tecnico si occupa per il cliente o direttamente della progettazione fin dall'inizio, o qualora il cliente abbia un suo tecnico di fiducia, nessun problema, noi collaboriamo col tecnico. Se non è esperto di case in legno, lo aiutiamo e lo introduciamo a questa tecnologia e gli facciamo evitare quegli errori che poi in fase di realizzazione potrebbero essere un problema. Quindi Certo. comunque o lo seguiamo direttamente o veniamo utilizzati molto spesso come consulenti, perché ripeto, siamo prima dei tecnici, poi dei venditori, quindi possiamo aiutare dalla fase di progettazione fino alla fase dell'esecuzione Realizzativa, quindi del anche di progetto, cantierizzazione del assolutamente. lavoro, eccetera, quindi che poi Assolutamente, sì, sono. anche l'altra fase delicata è la fase quando l'impresa edile locale deve fare la fondazione, quindi che non è Certo. nulla di impossibile, però deve essere fatta con certi criteri. Anche in quel caso noi forniamo consulenza assolutamente gratuita, perché nell'interesse nostro e del cliente, l'impresa edile che realizza la platea o le fondazioni, per fare in modo che vengano fatte in modo corretto, quindi per evitare degli errori. Certo, perché comunque, come dire, chi ben comincia È a metà è a dell'opera, metà dell'opera. assolutamente. Direi che con questa massima no, possiamo andare un po' in chiusura. Io chiaramente ringrazio l'architetto Luca Aspesi, Aspesi, grazie a te. figurati. Noi chiaramente ci diamo appuntamento al prossimo intervento, prossima intervista alle ore 16, parleremo di sistemi per la risoluzione dei ponti termici nei serramenti con Arnaldo Finazzi. Ringrazio chiaramente ancora l'architetto Luca Aspesi e vi Grazie. ricordo che grazie a te, vi ricordo che potete trovare Vario House direttamente qui in Fiera Climhouse al padiglione C, stand C1804. Potete venire a trovarci, galleria centrale, livello meno 1, e potete venire a ritirare quello che è il libro che accompagna la mostra,
in cui tra l'altro è presente all'interno uno spazio dedicato a Vario House con l'intervento di Bellusco, comunque insomma tante novità e tante altre cose. Quindi grazie ancora Luca, Grazie Fabio, alla alla prossima, prossima. grazie.